Ma qual è l'origine del poema epico cavalleresco di età umanistico rinascimentale? Una prima frase embrionale è rappresentata dai cosiddetti cantari. Già nel 300, infatti, le due diverse tradizioni che troviamo fuse nel poema epico cavalleresco di età umanistico rinascimentale, cioè la materia carolingia e la materia bretone, già nel 300 erano state riprese, prima in area veneta, poi in Toscana, e fuse nei cosiddetti cantari. Cos'erano i cantari? Erano narrazioni in versi, ottave in rima, recitate da cantastorie, i quali si avvalevano della musica e di scenografie molto semplici, molto rudimentali. Il destinatario dei cantari era un pubblico molto popolare, non solo dei ceti più bassi, contadini, ma anche borghese, artigiani, mercanti. Poiché era molto legato all'oralità e all'improvvisazione da parte dei cantastorie, il genere prevedeva l'uso di molte formule fisse per caratterizzare i personaggi, rime facili, interventi e commenti dell'autore. Questi sono tutti segni inequivocabili di un testo improvvisato e trascritto solo in un secondo momento. Nella seconda metà del 400, alcuni autori colti, tra cui Matteo Maria Boiardo, che operava a Ferrara, riprendono la tradizione popolare dei cantari e con intenti artistici la rielaborano per il pubblico raffinato delle corti. Cosa cambia rispetto ai cantari? Il cantare si fonda sull'oralità, presuppone un canterino, cioè un cantastorie, che lo canta e una piazza popolare che lo ascolta. Il poema cavalleresco, invece, è essenzialmente un testo scritto con ambizione letteraria. È un testo destinato alla lettura di una cerchia ristretta e selezionata di pubblico nobiliare e alto borghese. Vengono così a cadere, nel poema epico scritto di età umanistico rinascimentale, le formule ripetitive e gli stereotipi inseriti nei cantari per confermare le attese del pubblico, così come tutti quegli espedienti funzionali a tenere desta l'attenzione dell'uditorio. Anche la trama cessa di essere improvvisata e l'intreccio si fa più sapientemente costruito e rigoroso.